Avevo il mondo per me. Avevo luoghi del mondo dove mi salvavo. 1938, Diversi, è un film che è nato per l'occasione degli 80 anni della promulgazione delle leggi razziali, ma con il produttore volevamo non fare tanto un film di celebrazione quanto cercare di capire come gli italiani, che non sono mai stati un popolo razzista, sotto il fascismo lo sia diventato, quindi capire i meccanismi che sono stati messi in campo per manipolare e modificare il modo di pensare e l'atteggiamento degli italiani. Il documentario di Giorgio Treves, 1938, Diversi, fa riflettere sulla situazione prima e dopo e anche quella attuale che viviamo, e questo ci insegna che non dobbiamo mai mollare la presa, diciamo, della storia e della nostra memoria. Questi schifosi di ebrei bisogna che li distrugga tutti. Io mi accorsi di essere ebreo il giorno in cui mio padre fu licenziato dall'orchestra dell'EIAR e siamo diventati una famiglia miserabile. Quando il produttore Roberto Levi mi propose all'inizio del 2017 di realizzare questo film, mi trovai di fronte sia affrontare un tema storico generale, quello delle leggi razziali e del fascismo, ma anche a affrontare una storia, chiamiamola personale, privata. Cioè, io non ero nato, ma la mia famiglia subì le leggi razziali e dovette fuggire, e fuggì con l'ultima nave che lasciò l'Italia nel maggio del 1940. Quindi per me è stato un doppio percorso, un percorso di ricerca storica in senso lato e dall'altro un discorso di ricerca più privata su quella che era la storia della mia famiglia.